laboratorio di informatica con la maestra Cristina, nel laboratorio di storia con la maestra Raffaella e nel laboratorio di arte e immagini con la maestra Raffaella. L'era mesozoica o era dei dinosauri va da 245 a 65 milioni di anni fa. Viene divisa in tre periodi, Triassico, Giurassico e Cretaceo. I dinosauri si dividono in due grandi ordini, Saurischi e Ornitischi. I saurischi erano dotati di un bacino simile a quello delle attuali lucertole. Gli ornitischi erano dotati di un bacino simile a quello degli uccelli. In particolare, tutti gli ornitischi erano erbivori, mentre tra i saurischi si contavano anche alcune specie carnivore. Il Brachiosaurus è stato uno dei più grandi dinosauri mai esistiti. Altezza 12 metri, lunghezza 23 metri, peso 80 tonnellate, gruppo Ornitischi. Periodo giurassico, vissuto in Nord America e Africa, dieta erbivora, il suo nome significa lettile con le braccia. Spinosauro. Era Mesozoica periodo Cretaceo. Dimensione 12-18 metri, di lunghezza 5 metri di altezza. Peso 7.000-20.000 kg. Significato del nome, lucertola di spine. Carnivoro. Il Velociraptor era un predatore molto intelligente e veloce. Altezza 1 metro, lunghezza 1,8 metri. Peso 10 kg. Gruppo Saurischi, periodo Cretaceo. Vissuto in Asia e nel deserto dei Gobi. Dieta carnivora. Il suo nome significa lucertola veloce. Il Diplodoco è stato anche lui un grandissimo dinosauro, oltre che il dinosauro più lungo mai vissuto sulla Terra. Altezza 11 metri, lunghezza 28 metri, peso 16 tonnellate, gruppo Saurischi, periodo giurassico, vissuto in Nord America e Africa, dieta erbivora, il suo nome significa doppia punta. Il Triceratops aveva un'ottima difesa, tre corna sul cranio. Altezza 3 metri, lunghezza 9 metri, peso 10 tonnellate. Gruppo Ornitischi, periodo Cretaceo, vissuto in Nord America. Dieta erbivora, il suo nome significa testa con tre corna. Il Tyrannosaurus, o il T-Rex, è stato il più grande predatore mai esistito. Altezza 6 metri, lunghezza 12 metri, peso 7 tonnellate, gruppo Saurischi. Periodo Cretaceo, vissuto in Nord America e Asia. Dieta carnivoro, il suo nome significa rettile. Stegosaurus. Lo Stegosaurus aveva una doppia fila di placche sulla schiena. Altezza 4 metri, lunghezza 9 metri. Peso 2 tonnellate, gruppo Ornitischi. Periodo Cretaceo, vissuto in Nord America. Dieta erbivora. Il suo nome significa rettili con le piastre. Il Pachycephalosaurus aveva una calotta cranica spessissima, tanto che i maschi potevano fare la lotta tra loro usando come arma la loro testa. Altezza 3 metri, lunghezza 5 metri, peso 800 kg.
Gruppo ornitischi, periodo giurassico, vissuti in Nord America, dieta erbivora. Il suo nome significa rettile con la testa dura. Il Saurolophus aveva una lunga cresta sul cranio che serviva per far rimbombare i versi che faceva. Altezza 3 metri, lunghezza 8 metri, peso 2 tonnellate, gruppo ornitischi. Periodo cretaceo, vissuto in Nord America. Dieta erbivora, il suo nome significa rettile con la cresta. L'iguanodon è un grosso rettile erbivoro con un corno sulla mano che serviva da difesa. Altezza 5 metri, lunghezza 9 metri, peso 4,5 tonnellate, gruppo ornitischi. Periodo cretaceo, vissuto in Europa, America, Africa e Asia. Dieta erbivora, il suo nome significa dente di iguana. L'ossipionix è un dinosauro ritrovato in Italia. Il suo scheletro è il più completo mai scoperto nel nostro paese. È stato soprannominato Ciro. Altezza 30 cm, lunghezza 50 cm, peso 0,5 kg. Gruppo saurischi, periodo cretaceo, vissuto in Italia, dieta carnivora. Come sulla terra vivevano i dinosauri, nel cielo vivevano i pterosauri. Il Preodactylus è italiano ed è piccolo come gli altri due pterosauri italiani. Altezza 20 cm, lunghezza 30 cm, peso 0,5 kg, gruppo ranforinchi. Periodo triassico, vissuto in Italia, dieta sconosciuta, forse insetti. Il Pterosaurus è lo pterosauro più piccolo mai esistito. Altezza 10 cm, lunghezza 10 cm, peso 0,1 kg. Apertura alare 60 cm. Gruppo ranforinchi. Periodo triassico, vissuto in Italia, dieta carnivora. L'Eudimorphodon è uno pterosauro italiano di Bergamo. Altezza 25 cm, lunghezza 50 cm, peso 5 kg. Apertura alare 80 cm. Gruppo ranforinchi. Periodo triassico, vissuto in Italia, dieta carnivora.